Oh, buongiorno! Ed ecco è arrivato il momento di fare la pulizia, cioè le pulizie della Claretta, pulizia proprio generale a metà inverno. E vediamo cosa c'è dentro. Ecco, uno dei tubi si presenta così. Vedete? Vediamo se accendiamo il flash. Praticamente, questo all'interno del tubo, nonostante le pulizie. Ok, ecco questo. L'interno del tubo e ora provvediamo alla sua pulizia. Ok, ecco, ora si presenta così, vedete? Tutto bello, mettiamo il flash, tutto bello pulito, senza incrostazioni. Quello che c'era dentro, tutto qui. Ok, ora andiamo a prendere l'altro tubo. Ecco, questo è l'interno del tubo della mia canna fumaria. Ecco, si presenta così. Ora lo pulisco, non ha delle grosse incrostazioni, c'è solo un po' di fuliggine attaccata. Ora lo pulisco, poi vi faccio vedere. Ecco, ora l'ho pulito e così, vedete, mi hanno tolto i residui, quindi è perfetto. Questo lo mandiamo nel collettore, c'è un po' di polvere. Ok. Questo è il tubo che va nella canna fumaria. All'interno c'è un po' di polvere, vedete? Però non è ostruito. Prima puliamo questo. Vedete, c'è quella roba fine che va via da ottobre. Io lo pulisco con questo, non ha roba caramellata, io lo chiamo caramello. Ok, poi puliamo con straccio. E puliamo anche questo. Ok, poi lo rimettiamo a posto. Ecco ragazzi, questo è il tubo centrale, quello che parte dalla stufa. Volevo far vedere come si presenta. Vedete? Dopo un tot di mesi di lavoro. E vedete, non è sporco quasi per niente, perché sì, c'è un po' di fuliggine, ma niente poi di che. Quindi ora puliamo anche lui, nonostante i tot di ottobre, novembre, dicembre
un po' di gennaio e una volta al mese la pulizia con quel pulitore lì. Ora puliamo anche lui. Ecco, questo è tutto il residuo che c'era nei tubi. Ora passiamo in casa per la stufa. Ecco. Vedete? Questo è lo sportellino, apri e chiudi. Questo è il deposito di cenere. Che si è formato. Puliamo tutto per bene. Ora la dobbiamo aprire. Ecco. Vedete? Togliamo via tutta la cenere che si è formata. Quello che c'è sopra il forno. Vedete quanta cenere? Nello sportellino. Vedete l'intercapedine? Dov'è? Quando io vi spiegavo che qui dentro c'è un intercapedine, quando si apre c'è l'intercapedine, giusto? Quando si chiude, vedete? Non tutto, rimane aperto un po'. Vedete l'intercapedine? Questa qui. Vedete? Della stufa. Quindi la stufa non è completamente chiusa. Quando io chiudo qui, che è chiuso, l'aria, vedete? Come si muove, ok? Quindi questa è la canna fumaria, questa, ok? Quando così è aperta l'aria, ok? Completamente, sia dell'intercapedine, vedete come si muove, ok? Sia dell'intercapedine che dello sportellino. Ecco, vedete lo sportellino? Questo qua è lo sportellino. Ok? Quindi, questo è l'intercapedine del forno qui dentro. Cioè, non è completamente chiuso. Se io chiudo così, chiudo solo la parte anteriore della stufa. Oddio, si è ribaltato. Solo la parte, questa qua, anteriore della stufa. Però rimane questa dell'intercapedine che gira così e esce fuori qua. Quindi abbiamo sempre l'aria, ok? Che gira. Non è completamente chiusa, come magari qualcuno di voi dice. Adesso io faccio sempre così con la mano. Ok, per pulire sotto. Una volta l'anno io devo andare nel forno. Ok. Devo andare nel forno e svitare, vedete, queste due viti qui. Ok?
Quindi appena svito vi faccio vedere adesso che è tutto bello impolverato. Ecco, ora lo levo via insieme a voi per farvi vedere dopo un anno di funzionamento cosa c'è qui dentro. Lo leviamo piano piano, piano piano. Ok, quindi vedete? Ecco, vedete cosa c'è qui? Cosa troviamo noi qui? Un bel po' di cenere. Quindi, questa la dobbiamo tutta levare per un corretto funzionamento della stufa. Vedete cosa c'è sotto? Al forno, questa bisogna che la tiriamo su perché è la sua guarnizione. Poi vabbè, dopo mi laverò le mani perché questa qua è roba con cose di vetro dentro. Quindi tutta sta robina qui, la vedete? Va tutta aspirata. Vedete quanta bella robina c'è qui sotto? Oh, ve l'ho voluto fare in diretta, che così vedete che le stufe vanno pulite. Quindi dovete pulire per bene le vostre stufe, perché se no non funzionano correttamente. Ok, io adesso pulisco, aspiro tutto, poi ci vediamo quando è pulita. Ed ecco come si presenta il campo di battaglia e il forno tutto aperto sotto. Vedete quanta cenere sotto? Per un corretto funzionamento della stufa dobbiamo pulire tutta quella cenere lì. Ok? Ho fatto un po' di solito quando la pulisco faccio un po' di casino, eh? Dopo metto a posto tutto. Vedete anche il piano sotto? Dobbiamo tutto pulire. Ok, ora procediamo. Ecco, per fare queste intercapedini tra il forno, ok, usate queste spazzole da termosifoni che sono speciali. Ok, allora questa io la faccio da qua. E questa sotto la faccio da qui sotto, questa laterale in fondo, ok? Ora rimontiamo tutto. Abbiamo pulito cenere, vedete? C'è rimasto appena un pochino qui, ma non fa niente. Il vano dentro. Dentro al forno, ora rimontiamo tutto, poi vi faccio vedere la pulizia finale. Ora puliamo piano cottura con una carta bagnata e un po' di cenere. Ok,
Poi risciacquiamo e passiamo un po' d'olio, una goccia d'olio oppure dello strutto. Poi vi farò vedere come viene tutta bella. Ecco, dopo che l'abbiamo lavato con la cenere, dobbiamo risciacquarla bene e poi passiamo l'olio. Ed ecco a voi la claretta. Una volta l'olio, dato l'olio e lucidata, ecco, l'ultima cosa da fare, abbiamo montato i tubi, ok? Dobbiamo pulire fuori il collettore, che io ce l'ho qui fuori, vedete dove c'è tutta sta bella puligine. Da molto che non lo pulisco. Ok, e io vi saluto. A presto, prossimi video. Ciao, ecco, ci vuole 2 secondi. Una volta dato l'olio, bisogna aspettare un pochino finché la ghisa assorbe. Non accendetela subito. Se no, cioè, brucia l'olio, quindi sentite un po' di odore in casa, niente poi di che. E niente, ecco posto. Ora pulisco un po'. E pronta per con la veste nuova, pulita, profumata, e ripartiamo con la metà dell'inverno.